Donare è il paradosso della società dei consumi, è il paradosso, se volete, anche del tempo di Natale, dove siamo tutti invitati a fare un regalo. Siamo ancora capaci di donare e di donarci. Sono Roberta Vinerba. Buongiorno. Ciao cara. Come stai? Bene, grazie. Che diciamo che abbiamo avuto un'estate non facile. Movimentata, sì. Movimentata, eh? Sì, sono felice di ritrovarti. E io altrettanto. Ti ho visto però da casa, perché mi sono goduta un bel tempo, si spera, da casa. Senti, suor Roberta, momento più giusto per parlare del dono non ce n'è, se non questo. Perché la liturgia, il senso dell'essere cristiani ci invita a donare. Sì. Però qua dobbiamo mettere in moto i consumi. Dobbiamo donare, dobbiamo comprare, forse comprare anche la benevolenza altrui con la carità. Che significa donare? Questo è il momento giusto, perché Dio ha fatto il dono più grande, che è il Figlio suo. E allora ecco perché a Natale ci si scambiano i doni, i regali. Quindi vorrei spezzare un po' una lancia. Diciamolo. A favore dei doni. Cioè, c'è un motivo, no? Noi regaliamo qualcosa di noi, perché poi quando fai un dono in realtà tu doni una parte di te, doni te stesso. Del resto è molto importante, diciamo, l'intenzione con cui si fa un dono, perché si può fare un dono per corrompere e allora non ho già difficoltà a chiamarlo dono. No? Certo. Si può per ringraziarsi qualcuno, si può fare un regalo in maniera interessata, oppure si può fare un dono davvero proprio perché la persona alla quale noi abbiamo pensato fa parte della nostra vita, del nostro cuore. Allora, non è tanto il problema del comperare, secondo me, anche perché se tu ci pensi, vorrei essere anche molto pratica, in fondo questo giro economico che c'è intorno al Natale, è vero consumismo, è vero tutto, però guardiamolo anche da un altro punto di vista. Sono posti di lavoro, è l'economia. Madonna, che se gira. Sarei l'unica a pensarla, voglio dire. Ma sai, sono le famiglie. Bisogna stare attenti anche a non cadere poi negli eccessi opposti, cioè non si fa nulla, non si compra nulla, che invece poi ha dei risvolti drammatici dal punto di vista anche delle famiglie. Poi io ogni anno pensierino penso, lo fa. Quest'anno non faccio niente a nessuno. Noi ce lo diciamo un mese prima. Sì, ecco, poi io ormai me lo riprometto continuamente. Poi continuamente mi ritrovo, ecco, più o meno in questi giorni, esatto, con l'angoscia. Ma no, ma non posso non dire grazie. Cioè io ho questo, no? Non posso non dire grazie a quella persona. Benissimo. Che in questo anno mi è stata così vicino. Allora anche un angioletto, una cosina veramente banale dal punto di vista economico, però è un modo per dire: ma sai, t'ho pensato, ci sei. Senti, suor Roberta, le condizioni perché si parli di vero dono, di autentico dono, quali sono? Sai, mi viene in mente il Papa Francesco. Il mio giudizio ce l'ha dato lui in una frase che disse in un'udienza parecchi anni fa, che però mi mise in crisi. Perché lui disse: se fai l'elemosina a un povero senza neanche guardarlo e gliela dai così, è meglio che non la fai. Perché quello che devi fare invece è sì dare l'elemosina, ma guardarlo negli occhi, chiedergli come stai, qual è il tuo nome, cioè una relazione, no? Ecco, cioè il povero ha una sua dignità e nel dono questo emerge. Allora, questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché io appartengo alla categoria il più delle volte invece che non pensa, magari fai l'elemosina, corri e via. E invece donare significa proprio, se tu vuoi metaforicamente, guardare negli occhi quella persona e dire: guarda, fai parte del mio cuore, cioè io ti stimo, indipendentemente dal grado di conoscenza che si ha. Quindi donare è guardare negli occhi qualcuno, secondo le parole del Papa, che è diverso dal tieni, ti faccio un regalo, che ripeto è anche ambigua la Sai, suor Roberta, noi oggi cadiamo spesso nel tranello, forse, di dire: io faccio il numero verde, che tra l'altro noi generosissimi continueremo anche a farlo, bello. E ci puliamo la coscienza, dice, ma io in fondo, o anche portare un'offerta a un santuario, portare quel pacco regalo, quasi come se la coscienza che ti impone di fare quel gesto ce la puliamo così. Forse però quello non è tanto un dono, è carità spicciola, la
Torno su questa cosa. Allora, due livelli. Ecco, bravo, i livelli del dono. Ecco. Il primo, sempre molto concretamente e brutalmente. Sì, perché se no non facciamo filosofia. Il primo, sempre Papa Francesco, stamattina mi viene in mente lui che dice sempre la conversione si misura sempre dal portafogli. Quindi la possibilità di dare dei soldi, di dare dei beni, è sempre un atto di generosità che non è mai scontato. Quindi il primo livello io non lo butto via assolutamente. Anzi. E poi c'è il dono di sé. Ti faccio un esempio. Nel mio oratorio ogni anno all'inizio dell'anno pastorale c'è il rinnovo dei mandati, lo chiamiamo. Cioè coloro che fanno servizio dicono per quest'anno io mi metto a disposizione della Chiesa, i preti benedicono, quindi donano lo Spirito Santo per poter servire, perché con le proprie forze non si arriva da nessuna parte. Accade che magari persone che hanno servito per anni non possano più continuare quel servizio. E noi diciamo sempre, guarda che non è che termini il servizio, perché la vita è servizio, lo stile di vita, come tu vivi è servizio e quindi è dono. Quindi noi non facciamo per esempio liturgie per la fine del servizio, perché sarebbe un controsenso. E questa è la differenza fra donare un po' di tempo, che è l'espressione concreta di una vita che si dona all'altro, perché il dono all'altro è un'attitudine interiore, è una decisione anche interiore, no? C'è più gioia nel dare che nel ricevere. E in questo donarsi, che attitudine quotidiana, è l'attitudine del padre, della madre, dello studente, si può vivere per se stessi o anche per gli altri. In questo poi si traduce con gesti quotidiani, altrimenti facciamo come qualche anno fa un ragazzo sempre del mio oratorio, dovevamo fare un servizio, era una cosa, e lui poverino non poteva, però disse, ma io la mia disponibilità la do, però non ci sono. Fantastico, fantastico. Però parole, mi fai venire in mente un'altra domanda, Sor Roberta, il dono della parola è forse la prima cosa, tu ci hai ricordato questa immagine. Corriamo frettolosamente per strada, magari torniamo anche indietro, buttiamo la monetina nel sacchetto o nel cappello del poverino che ci chiede aiuto. Però non solo uno sguardo, ma neanche una parola. Il dono della parola forse è la prima cosa che possiamo fare, perché a volte serve quello, serve un abbraccio. Quanti di noi in momenti di difficoltà hanno ricevuto quella parola che ci ha tirati su dall'abisso. Ma sai che io incontro persone delle quali io non ho memoria, tra l'altro, non di averci parlato, ma proprio non ho memoria di averle incontrate, e che mi dicono 20, 25 anni fa, lo sai che tu mi hai detto questo e questa cosa mi ha aiutato, ha prodotto. Io rimango sempre sconvolta, però è vero che accade anche a me, anch'io ho dei ricordi, delle parole semplici spesso, che però mi hanno cambiato la vita. Allora, salutare, per esempio, salutare è un'attività di quelle ordinarie, no? Io vivo in un palazzo, allora salutare quando tu esci e tieni la porta all'altro che deve uscire. Sono gesti così piccoli, oppure aiutare una persona che ha un sacco che non può portare. Sembra Sono gesti che sembrano così banali, eppure vanno perdendosi. Io sono nata in un paese, cresciuta un po' l'adolescenza in un paese, era naturale per strada, buongiorno, buonasera, tutti ci si salutava. E adesso è vero che in città la cosa è differente, però è difficile salutarsi, è difficile sorridersi. Quindi vedi, io sono ancora più semplice, la parola, ma addirittura il sorriso, il fatto che tu ti accorgi che l'altro c'è, gli sorridi. Senti, Sor Roberta, perché tutto quello che un tempo era scontato, come questo, è la buona creanza. La buona creanza. Ci diventa invece faticoso oggi. Tanto che se tu sorridi a una persona, non so se vi è capitato, ti guardano storto come per dire questa che vuole. Sì, è vero. Scusatemi, ma è così. Vero. È così. Io ho la scusante dell'abito. Te almeno. E pensano, beh, lo fa per lavoro. Questa che vuole. Sì. Ci sta a provare. Cosa mi sta chiedendo. Esatto. Sì. È più difficile, mi vengono in mente due cose. Uno, siamo un po' tutti più maleducati. Siamo estremamente maleducati, veramente, dai piccoli gesti. Oh, maleducati, dite bravi, l'educazione la insegniamo noi, scusate, ai figli, sì, ai nipoti. Ma infatti ho detto cominciamo siamo, da ci noi, siamo imbarbariti, giusto. Ci siamo imbarbariti.
E poi siamo tutti tanto, tanto sotto pressione. Cioè, abbiamo dei ritmi che oggettivamente ti rendono difficile rallentare. Io lo vedo, cioè io ti parlo di sorriso, ti parlo, però molte volte mi capita che le giornate sono così convulse che anche fermarti a salutare una persona ti sembra che ti toglie del tempo vitale. O quegli occhi fissi su quei benedetti cellulari che noi preferiamo purtroppo. Sì, sì. Perché lo dico e mi vergogno. Io ho ricevuto diverse centinaia di messaggi, mi vergogno. Per Santa Lucia, io a luna di notte ho risposto a un messaggio che mi sembrava il più personale di tutti, ma ho risposto a tutti così, non ho potuto richiamare tutte le persone che mi avevano. Però questo mi ha fatto anche molto riflettere, mi ha fatto anche molto male, sul fatto che non abbiamo più neanche la testa di alzare un momento, non dico il telefono, ma di prendere il cellulare e di sentire la voce. Dono è anche quello. Forse un dono sì. potrebbe essere quella telefonata sì. che qualcuno di noi si aspetta da tanto sì. da io, tempo. Io credo che fra ricevere e inviare, io penso sui 300-400 messaggi WhatsApp transitano sul mio telefonino al giorno, come media. Le telefonate sono veramente pochissime. Io stessa ho preso... Però questo sono cosciente. Cioè, cerco di correggermi e di riprendere più in mano il telefono per telefonare. Questo purtroppo è una cosa sulla quale possiamo e dobbiamo educarci. Senti, sua Roberta... Però se posso, dimmi. Io mi sono data una disciplinata per questo Natale. Quale? Perché questo è il tempo in cui ti arrivano messaggi, ed è una cosa bella, però ti arrivano messaggi di auguri da persone che non conosci, che sì. hanno il tuo numero, che non si sa come ce l'hanno. Dio li benedica perché mi hanno pensato, quindi che non si dica subito la suora c'ha un brutto carattere. Non vuole. Ecco, esatto. sì. Però io ormai mi sono data questa regola, che rispondo solamente alle persone che davvero conosco. Aia. Perché il tasto inoltra tutti, si fa presto, e l'ho fatto anch'io. Però devo contestare a me stessa questa cosa. Quindi non lo farò io, farò gli auguri solamente ai pochi intimi e rispondo solo a quelli che di fatto fanno mi parte della mia vita. Mi stai avvisando che non se so ti se mando va bene il messaggio... No, ti rispondo. No, mi devo preparare. Però, scusa, non trovi che sia un modo per reagire so. All'anonimato in qualche lo so. Modo? Lo so. È ecco. vero, è vero. Io lo vivo così. Senti, il dono più grande che tu hai ricevuto, suor Roberta? La vita. La vita, indubbiamente. Senza questo non ci sarebbe stato come altro. Sì. La vita e con la vita tutte le persone che il Signore mi ha messo accanto. Tutte, anche quelle più antipatiche che avrei fatto a fettine. Perché ricordate che questa è una suora detto che avrei tritato. Che prima di dire eccomi ha fatto affettine un po' di gente, insomma ci pensa a queste sì, cose. Beh, senti sor Roberta, invece in un tempo come questo il dono più grande che noi potremmo fare, quello che forse il mondo si aspetta ora indipendentemente dall'abito che porti, sì. dalla fede di ciascuno di noi, quale sarebbe secondo te? Chiamare l'altro per nome. Ritorna un po' a questo che dicevamo. Chiamare l'altro per nome, perché basta una persona che tu sai che si accorge di te, per la quale sei importante, la tua vita è salvata. Basta una persona. Il grande male è la solitudine, la grande desolazione. Per cui poter chiamare l'altro per nome è poter avere almeno una persona che sai che ti chiama, che ti può chiamare per nome, che ti riconosce, cioè che conosce continuamente la tua vita perché ti ha nel cuore. Questo io credo che sia la cosa più bella, ed anche, se posso permettermi, no, a Natale, che auguri puoi fare? Ecco, io quest'anno, per me, ma molto illuminata questa idea che mi è venuta un giorno, sarebbe bello avere gli occhi dei pastori. Allora, i pastori hanno visto un bambino e hanno riconosciuto Dio. Hanno visto due ragazzi semplici e hanno riconosciuto il mistero.
Allora, avere questi occhi significa anche bucare l'apparenza dell'altro, che è quello che ce lo fa considerare in base, sì, anche alle simpatie, alle antipatie normali, però in base a quello che ha, ai favori che può farti, quanto ti conviene conoscere quella persona o ignorarla, no? Queste condizioni utilitaristiche delle relazioni. Invece avere gli occhi che bucano il mistero ti fanno vedere nell'altro una creatura come te, affamata d'amore, affamata d'affetto. Tante volte noi giudichiamo, a me capita di giudicare e poi ascolti le storie delle persone e ti senti veramente un verme per aver pensato, per aver giudicato, perché dietro anche le persone più difficili tante volte le persone portano dei pesi, delle storie che io tante volte ascolto e dico, signore, ma intanto signore date una regolata, cioè no, veramente. Se puoi proprio evitare, sì, puoi aiutare. Ma perché davvero ti prende, signore, intervieni, no? Ecco. E poi anche io mi dico, mamma mia, ma come fanno, con che dignità e come fanno a portare certe croci? Senti, Sor Roberta, me lo spieghi in un minuto che cos'è il Natale? Una domanda pazzesca fatta a Bel Tempo Si Spera e a TV 2000. Io credo sia tempo di spiegare anche cos'è il Natale. Natale è Dio che ha squarciato i cieli ed è sceso per essere con noi. Dall'incarnazione in qua la storia non è più la stessa, cioè la solitudine radicale in cui l'uomo poteva sentirsi è stata vinta perché Dio è diventato uomo e ha fatto degli uomini dei, perché noi adesso siamo di natura divina. Cioè Dio con l'incarnazione si è legato in un certo qual modo ad ognuno di noi, Dio è diventato, c'è un uomo nella Trinità. E la Trinità abita la terra degli uomini, per cui noi siamo, c'è stato uno scambio, capito? Dio adesso conosce che cosa vuol dire, quando dicevo da una regolata, ma Dio conosce, certo, perché da uomo vive tutte le cose degli uomini e noi però in qualche modo conosciamo le cose di Dio e siamo diventati dei. Questo buon è Natale, Sor Roberta. Anche a te, dal grazie. Dal profondo del cuore. Buon Natale, dono spiegato meravigliosamente da Sor Roberta Minerva. Oggi è una giornata bellissima di incontri. Dopo Sor Roberta Minerva viene a trovarci Beppe Severgnini, subito dopo la pubblicità. Grazie. Buon Natale. Anche a te, grazie.